Ciao a tutti amici e benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi voglio parlarvi degli ultimi due cap che ho acquistato. Uno è un cap che userò soltanto per andare in concorso e un altro un cap che invece userò soltanto per montare in casa. Il primo cap di cui vi parlerò è un cap della Tattini che ho acquistato qualche mese fa per fare i campionati italiani, perché prima avevo soltanto un cap che usavo appunto sia per andare in gara sia per montare a casa, che però dopo qualche caduta si è rovinato e quindi non volevo andare ai campionati italiani con un cap con tutte le righe di fianco, quindi ho deciso di prendere questo cap che ho comprato alla Grigio di San Marino. La sua scatola è questa qua, c'è questo sacchettino della Tattini e all'interno è fatto così. C'è un'altra protezione che è questo panno che io tengo sopra, che era già dentro la scatola quando l'ho acquistato, ed è fatto così. Qua è blu opaco sui lati, qui ha questa piccola cornice che invece è blu lucido e poi c'è tutta questa striscia di brillantini che è stupenda. Cioè io ho visto questo cap su Instagram dalla pagina di Tattini e ho detto no, ok, questo qua è il mio cap, voglio assolutamente questo. E poi qui ha il logo della Tattini, la visiera è piccola perché io odio veramente le visiere, quelle enormi da polo, proprio non mi piacciono, non ce la faccio, quindi per me la visiera più è piccola e più mi piace. E poi sotto è fatto così, ha i lacci di pelle, sempre blu scuro, qua sotto il cuscinetto morbido che va sotto il mento. E dentro ci sono le varie impottiture che sono intercambiabili. Io su ho la 54. Ora invece vi faccio vedere il secondo cap che ho comprato, e questo l'ho comprato qualche settimana fa, precisamente pochi giorni prima che chiudessero tutto e mettessero tutto quanto in quarantena, quindi diciamo che ho fatto appena in tempo a comprarlo. E ora vi faccio vedere questo e poi vi parlo un po' dei pro e dei contro di entrambi i cap. Allora, il mio secondo cap è un cap Italia, con appunto la sua confezione, la sua borsa. E questo è il cap che devo usare a casa tutti i giorni. Questo è il cap, è fatto così. La parte qua è grigio opaco. La parte dietro ha la bandierina italiana ed è grigio lucido, mentre sulla parte davanti abbiamo il rosso bordo lucido, la griglia argento e qua sopra c'è un adesivo della Fise. E il bottone è nero e davanti la scritta è nera col contorno argentato. Anche questo ha rigorosamente la visiera piccola e la parte sotto, la parte del cinturino, è anche questa di pelle grigio scuro. La calotta dentro, ovviamente, anche questa come l'altro è intercambiabile. Io credo che su ci sia sempre la misura 54, non ne sono sicura, però dovrebbe sempre essere la 54. E questo appunto è il cap che ho scelto per montare tutti i giorni in casa. Allora, il motivo per cui scelgo di montare in casa con quello della cap e in gara con quello della Tattini sostanzialmente è che chi come me fa dressage saprà benissimo che non si può andare in gara con colori troppo sgargianti. Praticamente gli unici colori permessi sono bianco per i pantaloni e il nero e il blu scuro per giacche, cap, eccetera eccetera. Quindi se avessi dovuto prendere il cap della Cap Italia per montare in gara, avrei per forza dovuto prenderne uno o blu scuro oppure nero. E sinceramente un cap che si può personalizzare così tanto mi scocciava un pochino doverlo scegliere soltanto nero o blu per andare in gara. Ne volevo uno un pochino più particolare e quindi avendo trovato questo che è rosso bordo e grigio e mi piace tantissimo, ho deciso che appunto avrei preso questo per montare in casa. In quanto a comodità, per il momento mi sto trovando meglio con quello della Tattini. Sono due cap con cui ho montato veramente poco, perché questo appunto l'ho usato, l'ho preso apposta per i campionati italiani e dopo i campionati italiani non ci sono state più gare, quindi a parte i 5 giorni di campionati italiani non ci ho più montato e quindi l'ho usato abbastanza poco, l'ho usato soltanto 5 volte, mentre questo qua l'ho preso appunto prima che chiudessero i maneggi e ci ho montato soltanto una volta, quindi diciamo che per ora ho montato molto poco con tutti e due.
Però devo dire che in testa questo qua forse mi ci trovo un pochino meglio, nel senso che per come sono fatta io me lo sento un po' più comodo, ma comunque anche quello della Capitalia è stracomodo. Per quanto invece riguarda il laccetto di sotto, preferisco molto di più quello della Cap, semplicemente perché aderisce veramente bene in testa e è veramente tanto comodo. Mentre questo qua della Tattini è comodo anche questo, è sicuramente molto morbido, però proprio per una questione estetica di come sta sulla testa preferisco il laccetto di quello della Cap. Per quanto riguarda sempre il fattore estetico, a me piace di più un modello così, cioè almeno sul mio viso che ho la faccia abbastanza piccola, sta molto meglio un cap di queste dimensioni. Ora ve li faccio vedere vicini e vedete sicuramente che questo è tipo 5 volte più grosso di questo. Ora ve li faccio vedere come stanno addosso. Io ripeto, preferisco un cap più piccolo, però anche questo qua, cioè è un cap Italia, non c'è niente da dire, è stupendo. Questo è il cap della Tattini e come vedete rimane molto compatto, molto piccolino, e in gara posso assicurarvi che è veramente tanto elegante, soprattutto con il ciuccino dietro con la retina. Se andate a vedere sul mio profilo Instagram troverete delle foto con questo cap indossato, con delle foto fatte bene dal fotografo, e vedrete che in gara, soprattutto per una gara di dressage, è veramente tanto elegante. Ora vi faccio vedere quello della Cap. E questo appunto è il cap della Cap Italia. Come vi ho detto prima, avendoci montato soltanto una volta, non ho ancora foto e soprattutto foto fatte bene con questo cap addosso, però anche questo è veramente tanto bello. Soprattutto mi piace il fatto che sia di un colore particolare come bordeaux, che è veramente stupendo. Bene, questo è tutto per questo video. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete mi piace e ricordatevi di iscrivervi al mio canale. Un bacione, ci vediamo al prossimo video. Ciao!